facciamo un'analisi. Se facciamo un'analisi del pinguino, smooth, very simple. Mentre gira, io dico, come quello del meteo. G minor 7, quindi Sol minore 7, Fa minore 7, quinta eccedente, lo senti? Ta, tu, tu, ta, ta. Fa 7 sus, ok? Ok. La bemolle 7, quinta flat, Lydian dominant. D7, non eccedente, tono semitono diminuito. C7, B flat 7. Chiudo F7, lo senti bluesy, BF, scusami, B flat 7 ed F7, proprio un 1-4-5, ok, riparte da capo, no? F minor 7, quinta eccedente, F7 sus, lo senti? Ora, la bemolle 7. D7 9, ok, chiudo F7. Bene, vediamo cosa utilizziamo. Settore per adesso, per iniziare, siccome questa cosa l'abbiamo già vista settimana passata a scuola, facciamo un lavoro di questo tipo. Mi dispiace se non funzionano bene i gate, sento un casino bestiale oggi. Allora, decidiamo settore 1, per cui è chiaro che andrò decisamente a fare un tipo di lavoro di questa natura. Ovvio. Conosci perfettamente questi modi, no? Di questa scala. È ovvio che sto usando dei pattern che stanno su questo G del secondo grado, eh? Infatti ho voglio spostarmi perché poi ovviamente utilizzerò C, lo vado a utilizzare sempre su questo discorso sull'F7 sus e rimango quindi sempre in questa zona. Quando avrò ovviamente il Lydian Dominant, stavo pensando alla diteggiatura della scala, il La bemolle 7 con la quinta flat, ovviamente sai benissimo che la scala, la diteggiatura di riferimento la sposteremo in avanti, per cui in questa zona posso andare tranquillamente a utilizzare
se volessi rimanere agganciato a questo Sol, come ad esempio al Fa o al Do in questa estensione, posso utilizzare, ad esempio, partendo dal Mi bemolle, il pattern, attenzione, solamente il pattern della scala minore melodica. Però non lo è, no? Perché abbiamo ovviamente. Sono solo diteggiature, cioè noi non dobbiamo fare confusione su questa cosa qui, anche perché non stiamo enfatizzando chissà quale, cioè nel senso è ovvio che da qui lo sento un attimo di più perché sto solamente partendo dalla tonica dell'accordo di riferimento, ma cioè, è come se io partissi mettessi giù un accordo dominante di Sol e partissi, che ne so, questa è la mia diteggiatura della scala di Sol misolidio, però partissi dalla sua terza maggiore. E allora cosa vuol dire? Non sto magari seguendo una serie di toni semitoni riferiti a questo tipo di scala, perché solamente parto magari dal suo terzo grado. Per cui, attenzione, quando ovviamente siamo sul D7 non eccedente, o parto dal D con una altered, che voglio dargli forte il colore, no? Che sarebbe ovviamente l'arpeggio, perché è talmente poco il tempo a disposizione, o altrimenti, se volessi proprio rimanere, lo puoi sempre fare perché vado ad utilizzare una minore armonica. Ed è chiaro che è sempre qua, eh? Altered minore armonica sono sempre discorsi legati ai pattern. Altered ovviamente è più di riferimento a questo concetto, ancora di più se pensiamo o all'arpeggio o al concetto di tono semitono, che rappresenta poi la pittura essenziale dell'accordo di riferimento dominant non eccedente. Buon lavoro.